presented by Geoconomicon.net. Stanno entrambi i progetti che erano diversi ma paralleli. E quindi niente, mi sembra una cosa magnifica. E tra l'altro i racconti di questa antologia sono tutti bellissimi. A me è capitato di essere inserita in altre antologie, ma questa li ho letti tutti dal primo all'ultimo e non ce n'è uno che potrei dire bah, questo però insomma tutto sommato mi è piaciuto poco. E così penso anche, spero che tutta questa cosa, questo entusiasmo sia finito poi anche nel gioco. Allora io ne approfitterei quasi subito, dato che siamo in tanti qui presenti, per passare la parola eventualmente alle domande, a meno che abbiate da aggiungere degli elementi già ora, perché secondo me delle curiosità ci sono e non mancano, e mi sa che forse dovremmo fare. Ah no, ce l'ha. Allora, la domanda va un po' al di là di quello che voi avete portato qui, anche perché insomma, diciamo, più o meno sappiamo in che ambito vi muovete. Allora, io faccio solo un riferimento letterario. Michael Joyce, 1987, Afternoon Story, primo racconto, primo tentativo di narrativa elettronica, dischetto. Va bene? Da allora questa che io ho chiamato hyperfiction è andata avanti, purtroppo in maniera sbagliata, totalmente sbagliata, perché se è vero che scrivere è sempre un gioco, quelli che hanno fatto in gran parte il lavoro intorno all'hyperfiction con la Eastgate, questa casa produttrice americana che poi è passata dal dischetto al CD, ma cioè, e poi anche in internet, però sostanzialmente questi non hanno capito niente del gioco, quindi hanno fatto sperimentalismo. Siccome a me mi pagano tutte le piattaforme di mobile e di ebook per fare il general promoter, no? Allora io faccio il divulgatore, no? E così e dico, e me, perché mi pagano bene, guarda che mi pagano benissimo, quindi hanno un sacco di soldi. Allora io vi dico, oggi questo tipo di editoria che è davvero nuova è una mutazione. È già stato scritto questo su un numero dell'Espresso recentissimo. Mi ricordo più che il scrittore ha detto gli scrittori devono cambiare modalità di gioco, perlomeno se, questa è come l'invenzione della stampa, non è vero che è un cambiamento soltanto nell'elettronica, no, è un cambiamento perché lo strumento cambia, è come quando si è cominciato a scrivere con il corsivo, la capo, è qualcosa di più, insomma, è come se da Gutenberg adesso c'è un salto. Allora, credo che voi siate gli unici ad avere in questo momento in Italia, in questo gruppo qua, c'è una forza. Allora, avete già cominciato a pensare non tanto a pubblicare quelli in ebook, quello si può fare, eccetera, ma a sviluppare una narrativa che tiene conto della ludicità, che permette di sfruttare appieno le possibilità di movimento e di multimedialità che dà questo tipo di piattaforma. Questa è una di quelle domande terrificanti, perché non ha una risposta facile, purtroppo. Esatto, io penso, ecco, potremmo rendere multimediale questa risposta cercando di mostrare il punto di vista di ciascuno, per esempio. Vi mandiamo tutti un'app per spiegare, sì, appunto, la risposta. Esatto. Beh, io tempo fa ho analizzato un pochino gli strumenti a disposizione, in effetti oggi è possibile fare tantissimo, però credo che bisogna fare prima un salto concettuale e dire possiamo rendere veramente ipertestuale la narrativa dal punto di vista concettuale, perché l'ipertesto non è semplicemente seguire un link, è pensare proprio in più dimensioni. Questo progetto in effetti ci ha fatto focalizzare proprio su questa cosa. La storia è ipertestuale nel momento in cui vive bene in qualunque direzione essa si sviluppi. Dobbiamo proprio uscire dall'idea di linearità, ma non è semplice, ce ne siamo resi conto anche perché proponendo questo progetto abbiamo cercato di sviluppare, di rendere chiaro, di renderlo appetibile per gli scrittori, in realtà non tutti ci hanno detto di sì, probabilmente spaventati della barriera mentale che andava infranta per entrare in quest'ottica di idee.
Penso che in realtà sia più una questione di distacco culturale, cioè lo scrittore diciamo tradizionale si sente un po' impaurito quando vede come viene spacchettata la storia per rendere le varie opzioni che i giocatori devono fare, che in realtà già lo fanno, perché coloro che scrivono sceneggiature sono abituati a lavorare per quadri e per successivamente all'interno dei quadri scene che vengono in qualche modo correlate, anche se non è obbligatorio poi dover passare da l'una all'altra. Quindi in realtà gli strumenti di lavoro ce li avrebbero già, solo che non sanno come applicarli a un sistema, diciamo, che è un po' diverso, che è quello del gioco anziché della narrativa. E io credo che appunto c'è bisogno soltanto di migliorare la comunicazione tra il mondo della scrittura più tradizionale e quello del gioco, per arrivare a questo tipo di gioco ipertestuale, interattivo, come volete, e renderlo, diciamo, più fruibile non solo dai giocatori, che poi tendono a essere un gruppo un po' ristretto, quindi è un po' autoriferita come operazione, invece bisognerebbe renderla aperta agli scrittori, che imparino che possono, cioè che già sono capaci in realtà di fare cose del genere, e ai lettori, che possono diventare, diciamo, più protagonisti della storia rispetto a una fruizione un po' più passiva, che è quella della lettura tradizionale. Allora mi sorge spontanea una domanda diciamo di stampo provocatorio, perché è evocata proprio dalle cose che stiamo dicendo. Il libro inteso in il libro tradizionale cartaceo è il media giusto? È provocatoria, quindi. Allora, io vorrei rispondere a questa domanda e riportare poi la memoria sulla precedente. Il libro è di sicuro per eccellenza il media giusto per aprire la mente alla fantasia, cioè nulla è più evocativo di un libro per quanto riguarda la fantasia, è quello che ti lascia più spazio all'invenzione, però è indubbio che abbiamo degli strumenti in ambito multimediale che potrebbero aggiungere qualcosa, che accompagna, che suggerisce, forse che magari imbriglia la fantasia per una certa direzione, ma che poi dà altri strumenti e può evocare altro. Io mi ricordo, e ricablo un paio di neuroni che si sono persi negli ultimi 4-5 anni, che nel 2005 avevamo aperto un discorso simile parlando del sangue non è acqua, perché avevamo un progetto di questo genere su sangue non è acqua nel 2005. Il problema non è stata la mancanza di strumenti tecnici o la mancanza di idee di come sviluppare una cosa del genere. Il problema è che portare avanti un progetto di questo tipo diventa molto difficoltoso se non si trova un substrato editoriale a sostenerlo. Il progetto del libro è un progetto che anche dal punto di vista editoriale si riesce a proporre. Abbiamo trovato Pequod, abbiamo trovato Montag adesso, che ci ha dato fiducia, che investe, che sa che questa può essere redditiva anche per loro, che c'è una redditività concreta di dietro al libro, perché è un libro che si legge e ha qualcosa in più dietro. Investire su qualcosa di nuovo, che significa per noi anche investire tempi, energie non indifferenti, anche tecnologia bisogna metterci dietro, richiede di trovare una forza editoriale. Quindi diciamo che questo può essere il posto dove dire: se sapete c'è qualcuno che vuole investire in un progetto di questo genere, noi ci siamo, indubbiamente. Per Il sangue non è acqua avevamo iniziato a immaginare questa ambientazione, che doveva essere la nuova generazione dell'avventura nel castello, come la vogliamo definire, no? Quando vi ricorderete le prime avventure testuali di Enrico Colombini. Questo doveva essere qualcosa di nuovo, dove sfruttavi di più l'aspetto della multimedialità, ma senza essere alone in the dark, più spingendo sull'aspetto narrativo, sulla scrittura, sulla lettura, quindi riandando verso il testuale e l'ipertestuale piuttosto che verso la grafica spinta. È qualcosa su cui sogniamo di poter investire il nostro tempo un giorno. Ecco. Perfetto, perfetto. E ci sono altre domande? Giusto perché abbiamo 5 minuti scarsi. Prego, prego ragazzi, siate timidi, ha smesso anche di piovere. Allora tornerei comunque a parlare dell'approccio narrativo. Allora, abbiamo parlato del fatto che sui media in questo momento c'è una frenesia totale anche nella ricerca di nuove modalità di
proprio editoriali in senso lato, per portare avanti dei contenuti, ecco. E ci sono delle strane, secondo me ci sono delle strane parallele, perché da una parte si va verso la complessità degli strumenti, ok? Dall'altra si va verso invece una semplificazione della fruizione. Scusate, usiamo un po' oggi un incontro con dei termini un po' così. O meglio, ultimamente, si legge anche dal Corriere della Sera, i videogame ad esempio vengono semplificati appositamente per favorire la fidelizzazione dell'utente, così continuerà a giocare, eccetera, eccetera, eccetera. I libri sono più semplici per allargare il bacino d'utenza. E la televisione offre dei format ancora più semplificati che arrivano... Ecco, la domanda che vi faccio è proprio sempre legata al media giusto per favorire un certo tipo di operazione, e vi auguro anche di trovare, diciamo, proprio una sponda anche redditizia in questo senso, la sponda più redditizia possibile. E però queste convergenze come si possono in qualche modo, cioè il lavoro che sta dietro è sempre più difficile, il lavoro che viene alla fine messo a disposizione diciamo dell'utente è sempre più semplice. È una domanda molto difficile, come la mettiamo? Proviamo. Qua? Ma in realtà Octopia, il progetto Octopia, è una semplificazione del gioco di ruolo, diciamo una semplificazione, perché c'è un fraintendimento di base. Il gioco di ruolo, anche molti scrittori di Onda d'Abisso che ci hanno risposto, l'avevano in mente come una tabella infinita di regole, regoline, lanci di dadi, punteggi da assegnare, e erano, ecco, spaventati di fronte alla struttura, probabilmente. La semplificazione, quello che noi abbiamo cercato di fare, è molto importante per questo motivo, perché l'anima dell'ipertesto, l'anima della fruibilità è qualcosa che è a prescindere dalla regola vera e propria. Nel mondo dei videogames penso sia la stessa cosa, così come nel